Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Per celebrare le belle e santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. A Dio ci riprende. Reale il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra
nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Grande popolo scelto dal Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede anche i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le stelle, come Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che gliel'aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa, come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i veri promessi, ma li videro e li salutarono da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornare. Ora invece, essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. E proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo li ebbe anche come simbolo. Parola di Dio. Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelle che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa li aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora fede. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola, abbasserà e servirli. E se giungendo nel mezzo della notte prima dell'alba, vi troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Parola del
Sia lodato Gesù Cristo. Una delle tendenze moderne che si è affermata negli ultimi anni è che ritroviamo regolarmente in questo periodo dell'anno è l'importanza del fitness. Molta enfasi è posta sull'essere attenti alla salute e sul mantenersi in forma. Questo aspetto della salute, maestro, è esteso oltre il corpo fisico anche alla dimensione spirituale della nostra vita. Bisogna essere non solo fisicamente in forma, ma anche spiritualmente forti. Bisogna essere non solo fisicamente sani, ma anche spiritualmente forti. E questa forza e tenacia spirituali che ci aiuteranno ad essere sempre pronti per essere preparati per la venuta del Signore. Il Vangelo del giorno ci esorta a prepararci ed armarci per la venuta del Signore. Ci sono diversi fattori che influenzano l'idoneità del nostro corpo fisico e forse fattori simili potrebbero essere applicati anche all'idoneità per la nostra vita spirituale. Il primo, il cibo tossico influisce sull'idoneità del nostro corpo fisico. Un'alimentazione corretta gioca un ruolo fondamentale per mantenersi in salute. È molto importante regolare l'assunzione del nostro cibo e avere un controllo sul tipo di cibo che mangiamo. Dobbiamo applicare questo stesso principio anche alla nostra vita spirituale. Qual è il tipo di cibo che sto alimentando per la nostra vita spirituale? Mi nutro con la parola, preziosa parola di Dio, e mi nutro con la sua ispirazione e la saggezza. Mi nutro del tuo corpo e del tuo sangue della Santa Eucaristia. Secondo, uno stile di vita scorretto influisce sulla forma fisica dei nostri corpi. È importante avere un stile di vita disciplinato e autocontrollato per mantenere la nostra forma fisica. È importante l'abitudine regolare di esercizi e allenamenti insieme a momenti di relax e svago da lavori pieni di tensioni. Dobbiamo applicare questo stesso principio anche nella nostra vita spirituale. Qual è il tipo di stile di vita che sto conducendo rispetto alla mia vita spirituale? Mi esercito con l'abitudine quotidiana e regolari della preghiera, della lettura della Bibbia, delle pratiche piene delle devozioni? Faccio sforzi costanti per rinunciare ad alcune delle nostre cattive voglie, ossessioni e abitudini? Il terzo, l'ambiente difettoso influisce sull'idoneità dei nostri corpi fisici. È anche essenziale mantenere un ambiente pulito e buono per evitare di essere colpiti da malattie. Bisogna anche cercare di evitare qualsiasi situazione e ambiente dannoso che possa influire negativamente sulla salute. Dobbiamo applicare questo stesso principio anche nella nostra vita spirituale. La vita del cattolico è una battaglia lunga, guerra contro le forze del male. Abbiamo bisogno di armare potentemente le nostre vite spirituali con il potente potere e la forza di Dio. È facile rinunciare al fitness, è facile vivere una vita rilassata e prendere la vita troppo causalmente, ma una vita così negligente ci porterà una tragica fine, come quello del servo infedele nella parabola che il Signore racconta nel Vangelo di oggi. È stato registrato che un comandante greco, poco prima di una battaglia imminente,
avrebbe detto: il segreto della vittoria sta nel prepararsi bene. Cerchiamo fedeltà nella nostra vita cristiana e come soldati pronti siamo costantemente vicini. Sia lodato Gesù Cristo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio.
mio Padre e Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Thank you.
crediamo nel mente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore. Ricordo di Papa della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Prendila per fede nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni Paolo, i presbiteri e gli altri. Ricordi anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare il nostro defunto Salvatore. E nella tua misericordia di tutti i tuoi frutti, ammetti nelle luci del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donna di aver parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono prediti. E in Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
ringrazio per l'accoglienza che avete dato questi giorni. Mi sono trovato molto bene, circondato da molti fedeli gentili disponibili di voi. Dio ti benedica, questa comunità e vi accompagna sempre unita nella presenza. Grazie di cuore per tutti. Inoltre, volevo ringraziare per l'iniziativa, guardando lo stato che ho pubblicato di una famiglia di Chiesa dove urgentemente ha bisogno di una casa, perché ora non sono il problema, ma vi ringrazio per l'offerta che avete raccolto per aiutare questa famiglia. Ma io non ho chiesto, invece l'ho visto in stato, avete fatto un incentivo per fare questo. Grazie di cuore per tutta la cosa che avete dato per me. Grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen.